Buonasera a tutti, dovreste sentirmi e vedere anche il monitor e Tony. Grande, buonasera, 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 sono okay. Carico. Ottimo. Allora, possiamo iniziare quindi con il disclaimer e l'avvertenza sul rischio. Mi raccomando, prendete appunto sempre nota dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti al cliente al dettaglio di Tikmil Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, ultima puntata della serie di 5 webinar che abbiamo denominato insieme al buon Tony Cioli Puviani l'aperitivo con Tony. Prima di entrare nel vivo, come sapete, ogni volta all'inizio del webinar c'è la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmil Europe. Europe perché è regolamentato SAISEC. Dopo la Brexit, molti broker con sede a Londra non possono più commercializzare i propri prodotti in Europa, a meno che non si abbia appunto un passaporto europeo, come nel caso di Tikmil. Con la regolamentazione SAISEC c'è la registrazione automatica presso la Consob, con questo fondi segregati, separati dalla società, assicurati fino a 20.000 euro. Tikmil è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, ha una velocità di esecuzione ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono commissioni sugli indici e sono disponibili i microlotti sia sul DAX che sugli indici americani. Con Tikmil non avrete mai un record o limitazioni sulle strategie, quindi potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, eccetera, e non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è uno screenshot che ho preso dal sito della Consob per quanto riguarda appunto gli intermediari senza succursale, come nel caso di Tikmil. Troverete tra il vastissimo elenco dei vari intermediari anche Tikmil Europe con il numero di iscrizione 4310. Tipologie di conti: sul lato CFD, due conti di punta che sono il conto Pro e il conto VIP. Parliamo di spread a partire da zero con commissioni molto basse. Poi c'è il conto Classic che non ha commissioni ma ha spread un po' più alti, partono da 1,6. Inoltre è molto interessante anche l'offerta sui futures e le opzioni, quindi parliamo di prodotti regolamentati attraverso la CQG, e qui potete poi andare un po' a spulciare il nostro sito per avere un po' tutte le informazioni riguardo a questi prodotti. Inoltre, se avete già comunque le vostre piattaforme di trading, ma vi serve magari un data feed da poter collegare con ottime condizioni, Tikmil potrebbe fare al caso vostro, perché offriamo anche connessioni API su TradingView, MultiChart, Sierra Chart, NinjaTrader, e ci sono anche altre piattaforme che su richiesta comunque possiamo agganciare. E ritornando sul discorso dei CFD, questa è una tabella che ho preso da MyFXBook, che è un sito molto famoso nell'ambito dei prodotti appunto Forex. Troverete una sezione dedicata a tutti i broker a livello globale. Noterete come per la maggior parte del tempo Tikmil abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri. Me ne accorgete dall'illuminazione delle varie caselline in verde, sta ad indicare che appunto le condizioni sono migliori rispetto ad altri broker presi in esame. Poi chiudo con la presentazione del broker con questa tabella, dove riassumo un po' quelle che sono le commissioni che vengono applicate sul lotto di euro-dollaro, e parliamo sul conto Pro di 4 euro in apertura e chiusura, sul conto VIP 2 euro in apertura e chiusura. Quindi si risparmia rispetto alla media di altri broker, più o meno parliamo di un 30% con il conto Pro e di oltre il 60% con il conto VIP rispetto ad altri broker. Allora, io ho finito la mia presentazione e vado in piattaforma. Intanto saluto tutti i trader che ci stanno seguendo e do ovviamente il benvenuto a Tony Cioli Puviani. Ciao Tony. Buonasera, buonasera a tutti. Io sento benissimo, per cui credo che sia Marco Pupin o Papin,
che probabilmente non ha, ha dei problemi lui, perché qui mi confermano appunto che si sente. Quindi a te sentivo benissimo. Bene, benissimo. Ultimo incontro prima della, dell'estate, un incontro del, di questo aperitivo, mantenuto la, la promessa. Eccola qui, eccola la promessa. Io dire, non ho proprio un aperitivo, perché cosa è successo? Alle 5:30, alle 6 sono uscito di casa per prendere l'aperitivo, volevo prendere proprio uno spritz oppure qualche cosa, insomma, classico, e però non c'era più la possibilità di prenderlo, perché qui c'è ancora la regola che alle 18, dopo le 18, non puoi comprare alcolici. Allora ho dovuto ripiegare da un pakistano che invece gentilmente me l'ha venduta e ha fatto anche bene, solo perché insomma fa un caldo bestia, 6:05, adesso sta storia delle 6, eccetera. E qui abbiamo, ho preso una birretta che prendo molto, molto volentieri, una Paulaner, e via così. Insomma, chiedo scusa, non riesco a sentire l'audio. Io tanto saluto Vincenzo, Antonio, Francesco Rossini, è sempre un grandissimo piacere. Allora, andiamo subito a bomba, a bomba. Innanzitutto a bomba. Allora, la prima cosa che sfrutto, cioè una mia regoletta che funziona circa il 75, forse anche l'80% delle volte, e questa la diamo subito perché c'è l'opportunità, che dice che quando il Nasdaq e alle ore 17:30, il pattern è questo, ore 17:30, con una perdita superiore allo 0,50, per cui se alle ore 17:30 il Nasdaq 100 perde oltre lo 0,50 e noi andiamo a vedere il valore delle 17:30, del Nasdaq 100, vogliamo vedere il suo future, e alle 17:30 vediamo subito quello che faceva, ore 17:30, ecco, comunque perdeva, l'ho guardato, il pattern era intorno ai 13.500 punti, per cui era grosso modo, come adesso, meno 1,59, il minimo, o circa il minimo si rivede. Questa è la regoletta. E funziona quasi sempre. Quindi, è una regola che faccio io, voi non fatela, che c'è il disclaimer, io faccio questa tradata qui, però mi metto un pochino più avaro a 97, mettiamoci a 97, eccoci qua, mi metto a 97, secondo me lo fa. Chiaro che provo a risparmiare qualche cosa, perché proprio ora che entravamo in trasmissione è sceso da 13.500, 13.503, 13.504 per rimanere un po' più sotto. E quindi a me forzare, io specialmente il Nasdaq, sull'affondo preferisco non farlo, perché insomma ha un movimento in genere oscillatorio, e quindi provo a spuntare qualche cosa di più. E via seguiamo. Poi il take profit deve essere messo, siccome un po' sta regola, un po' qualcuno l'ha capita, deve essere messo sempre qualche punto sopra il minimo, potrebbe essere 60, un ottimo take profit. Quindi ci sono circa 35-36 punti da fare. Audio disturbato, mi dicono. Un forte eco. Sì, sto... ok, a posto, mi dicono. Però credo che forse sia un problema di alcuni utenti, perché la maggior parte comunque non lamenta questo problema. Però si è capito, Tony, siamo partiti subito col botto con questo short sul Nasdaq. Quindi per andare a rivedere i minimi, io adesso sto facendo vedere il mini Nasdaq... Qui il minimo di oggi ce l'ho a 13.451. Adesso batte. Va bene, quello ufficiale su Eures è 4.53.25. Però io ancora non sono entrato perché mi sono messa a 97. Vabbè, ascoltate, io non, per non sapere leggere e scrivere lo do adesso e via così. Ecco. Ho dato 92 in questo istante mentre parlavo.
13.492. E questa è una mia regoletta che ovviamente non ha, ha un tasso di probabilità del 75%. E quindi partiamo col botto, insomma, ecco questa roba qui. È chiaro. Anche perché il Nasdaq è quello un po' più che attualmente oggi soffre rispetto magari ad altri indici, sto vedendo anche il DAX un po'. Invece, oggi il Nasdaq, adesso non ho guardato i sottostanti, è clamoroso perché, perché perde l'1,60%, addirittura l'1,60%, ma a me non piace shortare perché è rosso, anzi in genere mi piace shortare nella modalità opposta quando è verde, poi aspetto perché io non ho mai fretta, posso aspettare il giorno dopo, eccetera. Ma oggi sì, è decisamente, come dico io, dissonante, decisamente brutto. Ci sarà qualche blue chip importante che sarà pesante perché mentre il Nasdaq perde quasi il 2%, abbiamo invece lo Standard & Poor's che perde uno 0,15, uno 0,20. Fammelo vedere, così guardiamo esattamente il dato. Addirittura il Dow Jones guadagna 0,70, meno 0,10 l'S&P, e il 1,57 il Nasdaq 100. Eccolo qui. Allora, questa era la prima cosa. La regola vale fino al... è successo? A me è partito quell'altro che ne ho tolto. Benissimo, adesso aspettate che ricompro. Allora, sono short a 97, me lo ricompro perché di averne due non ne ho voglia affatto. Scusate, ma oggi facciamo proprio operativi, perché avevo lasciato l'ordine che avevo lasciato a posto, lo metto in, ovviamente, in lievissimo guadagno e vediamo di fare. Allora, questa è la prima regoletta. E entro le 22.15, se non dovesse farlo o no, si stoppa nel corrispettivo inverso dei punti che dovresti fare. Quindi se 97.60 sono, ecco, l'ho rifatto in questo momento a 96, quindi sono rimasto con il mio short originale. Bene. E si stoppa con 40 punti circa, 37-38 punti circa di perdita, per cui questo qui ha 30, facciamo, siamo un po' a 37-38 lo stoppiamo, perché è una regola ovviamente non del 50%, del 100%. Poi vediamo qui, oggi siamo partiti... Vediamo, speriamo che vada tutto bene. Forteco si sente male, sento senza disturbi, un po' di lontananza. Aspettate che qui... adesso ho capito. Adesso vedrete che mi... grazie, ecco. Il microfono è ora è passato. Dovreste sentirmi molto meglio adesso. Ecco, Pamela, adesso mi sente benissimo perché avevo dimenticato, andavo col microfono del computer, quindi all'inizio ci potevano essere problemi. Mi senti adesso? Sì, adesso perfetto. Sì, ottima, adesso bene. No, vi ringrazio perché avevo il microfono di default e non avevo inserito questo microfono qui. Bene. Allora, per quello che riguarda, andiamo subito al nostro amico Bund. L'ultimi 14 giorni fa, perché non è passato molto, abbiamo parlato tantissimo del Bund e mi sembra, io ricordo molto bene quello che ho detto a proposito, perché? Perché il Bund sostanzialmente, anche a confronto di un T-not americano, sappiamo che è molto correlato all'obbligazione americana, che è diminuito nei suoi rendimenti, è aumentato di prezzo. Il Bund invece all'opposto, il Bund lentamente con le sue oscillazioni è continuato a scendere e questo è estremamente positivo per quello che è la mia view principale in questo momento. Ecco, sto guardando i rendimenti del T-Note americano, sono 1,59, mentre quelli del Bund tedesco, vediamo subito il Bund tedesco, Germania sono meno 0,20.
Io mi ricordo che avevamo il T-Note sull'1,7, 1,68, 1,69 quando ballava lì, mentre il Bund era meno 0,4. Quindi abbiamo avuto una piccola compressione dei rendimenti americani e un ampliamento invece dei rendimenti tedeschi. E questo evidentemente è dovuto al fatto che era abbastanza presumibile, del fatto che l'inflazione tedesca è cresciuta tantissimo, è arrivata addirittura il 2% contro un 2,6 di quella americana, quindi il differenziale dell'inflazione tra Germania, che a gennaio era zero, era addirittura negativo, era più 0,3, e l'America era già 1,6, ecco, mentre prima c'era 0,6, 0,7 di differenza, adesso c'è solo lo 0,6 e questo fa sì che in qualche modo lo spread tra Bund e T-Note debba un pochino migliorare. Adesso ci sono circa 180 punti base, lo spread è circa 180, ecco, secondo me dovrebbe magari calare a 150, 140 e questo vorrebbe dire i tassi di interesse zero. Avevamo detto zero per la Germania, avevamo detto anche come un'attività abbastanza profittevole, secondo me potenzialmente profittevole per chi se la sente, quello appunto di shortare, se non un CFD Bund o un Bund, potrebbe essere anche un'opzione sul Bund, perché la lateralità che ha in questo momento l'obbligazione tedesca, una lieve lateralità discendente, favorisce questo tipo di azione, questo tipo di azione, che questo tipo di operatività, cioè la vendita di opzione, perché il contenuto dell'opzione che vendi non è solo quello del valore intrinseco, ovvero la differenza che c'è tra lo strike e il valore sostanziale, tra lo strike e il valore del Bund. Adesso il Bund vale 170,16, ma un'opzione che, ricordiamo, chiude alle 17,30, oggi si poteva ricavare addirittura una 170, si ricavava 65-70 centesimi su questi valori qui, 65, quindi praticamente c'erano 50 centesimi, tra virgolette, regalati per il fatto che se il 21 di maggio, il giorno di scadenza dell'opzione, il Bund dovesse essere sotto 170, uno guadagnerebbe ben oltre i 16 punti, 16 centesimi che intercorrono tra lo strike attualmente e il 170 e 16. Ma se dovesse crollare il Bund, ricordiamo che chi vende l'opzione avrebbe semplicemente il proprio premio venduto, nulla di più, e questo magari può essere una controindicazione anche importante per quello che riguarda le scelte di questo genere. Ma comunque non è questo il tema di oggi. Volevo vedere intanto se c'erano delle domande, adesso bene. Pitone, ci sono delle domande anche su Facebook che forse tu non vedi, però colgo l'occasione, visto che hai parlato di opzioni, anche per promuovere la C2G con Tickmill, perché anche le opzioni possono essere tradate sul Bund. Io in uno dei webinar in cui avevamo parlato appunto del Bund, avevo detto erroneamente che non offrivamo sui prodotti regolamentati, ma in realtà no, c'è come prodotto regolamentato e ovviamente anche tradabile attraverso le opzioni. Vi invito magari a scaricarvi una demo della CQG che dura circa 20 giorni, così potete poi effettuare queste prove. Allora, faccio io le domande, Tony, perché magari forse appunto non riesci a vederle tutte. Intanto Dario ti fa i complimenti pubblicamente, ti vuole ringraziare perché ti leggo testualmente: volevo fare i complimenti e ringraziare pubblicamente Tony Pubiani per i tanti preziosi e generosi insegnamenti da Dario. Poi sull'aspetto tecnico invece Alberto, ritornando sul Nasdaq, chiede il Nasdaq, allora il Nasdaq da 13.485, anche la possibilità di rivedere stasera 13.645, perché la debolezza è data da più posizionamenti che non da situazioni particolari di titoli in difficoltà. Questo è un po' il pensiero di Alberto. E poi Katia ti chiedeva da Facebook se hai già analizzato il DAX, quali livelli ti piacciono per un'eventuale scucchiaiata long. Katia, di tutto
Bravo Alberto, perché al contrario, almeno lo dice prima, ecco, se uno vede io mi piace Alberto, è che in questo caso lui fa un numero, dice 4,85, potrebbe, almeno lo dice prima, no? Invece la tendenza di molti è magari chiacchierare dopo, no? Io, per me è uguale, nel senso che evidentemente io spiego un pattern che per me ha funzionato, lui ha quell'idea lì, però almeno lo dice prima. Il che per me è fondamentale per poter poi interloquire. Quindi onore a Alberto che ha avuto anche il buon senso di specificare la sua view e le sue motivazioni. E questo mi fa veramente molto piacere. Invece la tendenza è quella magari di chiacchierare dopo, uno si espone, il popolo crede che uno le prenda, debba prendere tutte, invece è normale che qualche volta si possa sbagliare, come qualche volta, insomma, ci vuole un po' di fortuna per sbagliare e un po' di sfortuna per un po' di fortuna per prendere, un po' di fortuna per sbagliare. Invece per quello che riguarda il DAX, ma il DAX oggi lui si è mosso veramente poco. L'ho guardato, anzi oggi ho operato sul DAX. Una bella scucchiaiata oggi non la farei, Katia, non la farei oggi una bella scucchiaiata. Non la farei perché, oppure la farei, vabbè che lei poi opera con le sides basse e potrebbe anche tenerla domani. Sai, oggi il DAX si è mosso strano, poi abbiamo avuto anche l'Italia che è andata molto 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 bene. Il DAX che sostanzialmente ha reagito molto molto bene, è rimasto sempre sulla parità. Non sono un po' scordinate le operazioni, i movimenti del DAX e dell'Europa anche rispetto ai movimenti americani. Io ho visto dei gran movimenti a sinistra e a destra anche dello Standard & Poor's, gran movimenti, insomma. E non seguiti in particolar modo dal DAX. Lei mi chiede la scucchiaiata da sotto. È difficile perché potrebbe così. Ma allora per oggi io la eviterei o rischierei, se la vuoi fare oggi, chiudala oggi, metti 3,40, 3,38, 3,40, 3,40, Katia, non andare quasi sotto i minimi di oggi, Tony? Ma sì, su quel minimi lì, se la vuoi provare la scucchiata, la provi su quel minimi lì, la provi su quel minimo lì, sai, non... In genere fa così ultimamente, poi ci sono tutte, ognuno ha le sue filosofie, io vedo che tendenzialmente non scende quando, anche oggi, il DAX oggi l'ho seguita, aveva quel minimo, mi sembra 3,57 stamattina, fai 3,56 e è rimbalzato su, poi ha rifatto questo e è rimbalzato su, poi è arrivata questo 300, questo 345 e poi è risalito su oltre 400. Insomma, ha questa tendenza qui. Io non, una domanda difficile, io non mi metterei a comprarlo prima di quella cifra lì. Poi sicuramente ci saranno altre persone che la vedranno differente, ma è il bello del mercato è questa, insomma, anzi, io figurati. Io lì sotto vado short, lo sapevo, Salvatore Labriola, lui va sotto, ma lui ha quel metodo lì, sotto chi compra da sotto, lui spetta lo sfondamento, io quel metodo lì non mi piace, ma non Salvatore, non mi piace come tecnica di trading in questi momenti qui. Io lo so che tutti sfondano, poi verrà un bel giorno che rotto un livello si scende, ma spesso quando i prezzi sono bassi risalgono sempre. Però c'è da dire che 3,45 non è un prezzo basso e da lì la mia indecisione a fornire un'indicazione a Katia, perché può darsi che abbia ragione anche Salvatore, nel senso che siamo a livelli altini e può darsi che si vada anche compromessa. Infatti io proverei quel movimento lì. Vediamo un po', io vado short, non lo so. Saggio Mago, adesso oggi volumi prevalenza acquisto, dal ribasso va bene, altrimenti meglio una birretta. Ma sì, non... Allora, qui il discorso è abbastanza complesso, perché
Salvatore più tecnico che conosco e saluto, e lui dice, arrivando a un certo punto ci può essere un avvitamento, una sorta di tecnicamente rotto determinati livelli, poi la gente saltano il short, salta questo e quest'altro. Può darsi. Tieni conto che la volatilità oggi è bassissima e quindi non dovrebbe arrivarci di sotto. Se ci dovesse arrivare, può darci che scenda, non lo so, sono quelle cose lì che non le sa nessuno, né io né tanto meno. Io non shorterei mai sotto 3,40, mai, perché di natura preferisco shortarle e aspettare quando è caro o comprarlo quando è sotto. Però a volte funziona così, il DAX fa così. Va bene, vediamo se ci sono altre interrogazioni, altre domande. Sì, 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 ci sono sempre da Facebook. Marco ti chiede un'analisi sul gold, poi lui su Volkswagen è entrato long. C'è anche poi forse un'altra. Ah no, era sempre riferito al DAX. Ok, allora sul gold invece, Tony, un attimo. DAX, lo ripeto, oggi io adesso mi è ritornata la voglia del DAX, perché insomma fa dei belli swing, mi piace il DAX. Però è stato molto contenuto a sinistra-destra, 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 e quindi è veramente difficile pensare che se dovesse toccare 3,45 oggi vada giù nel fosso. Almeno che non succeda a Wall Street un disastro, ma non credo neanche questo. Ecco, tutto qui, questa è la spiegazione. Invece, per domani vedremo, dai, domani quello che succede. Invece la domanda che mi fanno adesso è... Scusami. Era una view sul gold. Ma il gold, anche questo, il gold l'abbiamo visto, bello, pimpante, va sempre lui. Il gold si è rivalutato perché secondo me doveva essere rivalutato, erano dei prezzi secondo me... abbastanza, non li capivo come mai il gold dovesse rimanere lì a 1700, 1680, 1720, il mio valore era superiore, per cui in questo caso non sono come le altre, ad esempio sul DAX, spiego meglio, mentre secondo me, sono mie umili opinioni, gli indici tendenzialmente, almeno in queste nuove situazioni di record storici, di QE, eccetera, vanno trattati con i guanti quando scendono, proprio con i guanti, per cui sposo l'idea di Katia che è una gran scucchiaiatrice, cioè nel senso che lei si mette quando scende, cerca un livello, poi con i micro, media, 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 poi fa tutto un fagotto, aspetta un po'. E per ora gli è andata sempre bene. Siccome ho visto le size, leggo quello che dice, ho visto le size che usa delle size di centesimi, quindi fa benissimo a fare così, si diverte e probabilmente può anche trovare un trading profittevole. Quella volta che la insaccano perderà 50 euro, 60 euro, ma non succede niente. Ecco, interpretiamo, perché io leggo ogni tanto delle discussioni che... su Katia che mi fanno sorridere, insomma, io sto con Katia, nel senso che, bene o male, lei dice, oh, raga, sono con una size di 10 centesimi, fatemi fare queste cose qui. Loro è un po' diverso, nel senso che le commodity non hanno quella proprietà mean reverting che a volte hanno gli indici, assolutamente. Ecco, l'oro è un pochino più direzionale, mentre gli indici, quando c'è la volatilità bassa, sono sui record storici, in regime di grande liquidità di sistema, in regime di quantitative easing, tendenzialmente hanno sempre lo stesso andamento per gran parte del periodo, di un periodo, poi... negli ultimi mesi fanno una corsetta rialzo, poi si rimbalzano, consolidano, corsetta rialzo, perché i record vengono sempre battuti. E quindi tendenzialmente io mi sono trovato sempre bene in queste situazioni qui, la scucagliata anche dall'alto, cioè stamattina c'è anche una mia rubrica sul certificato,
con il massimo dell'S&P, in quella situazione lì avrei comprato volentieri. Avrei venduto volentieri, non perché ha superato un livello. Sull'oro invece c'è un trend favoloso, un trend di recupero. L'oro non sente nessuno, sia se il dollaro è forte, sia se il dollaro è debole, sia se il bund o il bond, sappiamo come è correlato l'oro con questi strumenti qui, e continua sulla sua strada. Strada importante perché neanche un mese fa era 1.700, quindi abbiamo avuto un grandissimo recupero senza dei motivi particolari, io direi, no? Perché bene o male i tassi di interesse delle obbligazioni sono rimasti piccoli. Sì, qualcosa ha migliorato il T-note americano, che è andato da 1.78 e è arrivato a 1.58, però il bund invece rende sempre di più, insomma. E rende di più vuol dire rende di più in negativo, rende di più vuol dire che rende meno in negativo. Ecco il bund, attenzione, cerchiamo di non sbagliarci. Quindi non lo shorterei mai, 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 in un'ottica di breve periodo, prossimo appiglio 1.900 e poi dopo 2.000, insomma. Io non dico se supera, io non ce la faccio, mi piacerebbe, io invidio tantissimo quelli che dicono se si supera lì, se tocca lì, poi si va là, lì invidio, perché è bellissimo dire così, bene o male, poi uno dice, ma non ho superato, ma consolidato, ci si trova bene. Io non... È ovvio che se deve andare a 2.000, dico che è probabile deve superare 1.900. E quindi lo do per scontato. Per cui io ho questo obiettivo, che è abbastanza risaputo, ce l'ho da sempre, e credo di confermarlo, anche visto questo andamento. Ovviamente ci vorrà, secondo me lo deve fare nel 2021, lo dicevo a 1.680, lo dico a 1.700, lo dico a 1.800, a maggior motivo a 1.830, e lo dovrà fare quando verrà conclamata un po' di inflazione. Ecco, tutto qui. L'oro è il mio strumento preferito perché anche quando ce l'hai, se ci credi, non ti fa soffrire. Tutto qui. Ok, perfetto, Tony. Guglielmo, sempre riferito al gold, ti chiede inflazione, Tony, forse quindi magari c'erano delle aspettative inflattive sulla salita del gold che potrebbero continuare qualora dovesse essere comunque confermato. Sì, è vero, attenzione, però tutti i discorsi, sì, questo è indubbio che l'oro è legatissimo all'inflazione perché è un bene rifugio che l'ha sempre recuperata nel tempo. Il mio è un discorso oltre, proprio di modello. Io sapete che faccio i certificati e vado oltre. È un modello che l'oro, questo qui attuale che stiamo vivendo di politiche ultra sperimentali dove si fabbricano i soldi, dove si fa un po' quello che uno gli pare, poi magari è giusto fare così, aumenti, disavanzi, debiti pubblici straordinari, c'è del caos dal punto di vista della valuta tradizionale, no? Della moneta. E questo caos indubbiamente deve facilitare il prezzo dell'oro, è proprio una qualche cosa di concettuale. Poi, se è chiaro che ci dovesse essere un'inflazione conclamata in America, a quel punto il prezzo dell'oro accelererebbe e potrebbe arrivare a quel mio target. Ecco, è più un modello, e secondo me, in sintesi, è l'attuale modello di economia, liquidità, MMT, Biden, Janet Yellen, Fed, tutti insieme, che stanno creando un qualche cosa che si sposa bene con l'oro, con le criptovalute, con i metalli preziosi, perché è premiante anche la voglia di un'unicità, un qualche cosa che sei sicuro non si possa svalutare. Ad esempio Bitcoin si sposa bene con questa idea qui, nelle sue oscillazioni, però si sposa bene. Il Doge già molto meno, perché si sposa su la grande figura carismatica che è Elon Musk, però già se ne possono fare dei 3-4 miliardi in più, no? Non sono un grande esperto, però volevo spiegare loro
un po' perché io credo in loro, per cui quando uno ha questo modello dentro di sé, queste convinzioni, da una parte è vero che avere le convinzioni nel mercato non conviene, però sull'oro, su determinate situazioni io ho delle convinzioni e mi conviene averle perché insisto, insisto, insisto e alla fine se uno ha due palle così e insiste sull'idea guadagna un sacco di soldi, ecco, questo ve lo garantisco. E quindi loro continuo sempre a caldeggiarlo, continuo sempre a comprarlo nei miei certificati, però è un qualche cosa dove la speculazione veloce, mi compro un micro, mi compro un mini e faccio il tifo così, può dare dei problemi. Invece andrebbe proprio, uno si prende tre micro, due micro, li lascia correre, se perde non gliene deve fregare niente e secondo me va gestito così, oppure con dei certificati, con delle barriere basse a livello di investimento. Certo, adesso una roba che costava 1.710 a fatica, adesso te la vedi a 1.836, dà un po' di fastidio, però in questo caso io credo che la conferma sia la conferma di questa idea qui, che un mese fa non ce l'aveva nessuno, adesso sembra, di solito sembra l'idea finalmente anche del mercato. Ecco, tutto qui. Se c'è altre domande, allora inflazione Tony, attualmente se non sbaglio siamo sul 2,4-2,6 America, 2 Germania, 1,1 Italia, 1,4 Spagna, 2,6 l'America. Comunque, non credi abbia influito? Sì, ha influito, ma si sapeva che l'America andava in inflazione, quindi certo che ha influito. Il gioco d'anticipo è quello più premiante perché appunto si sa che l'inflazione ci sarà quest'estate e quindi conviene vendere il bond perché è inutile che uno aspetti il dato, lo fa prima, 3 mesi prima, rimane lì con la size di, così si gioca oggigiorno. Tutto qui. Tony, poi se non sbaglio sul Nasdaq adesso l'operazione short sta andando bene visto che è a 13.482, non so se la stai monitorando visto che stai vedendo anche le domande. E a proposito di domande c'è Alberto che su Gold ti fa i complimenti, l'ultima volta si parlava di un long Gold verso 2.000 per l'estate con acquisti consigliati verso 1.760. Poi sempre da Facebook, Massimiliano se puoi rifare la domanda sul Bund perché sinceramente non l'ho capita, e poi Katia ti chiede, quindi Tony se ho capito bene consiglieresti di scucchiaiare long più sul Gold piuttosto che sugli indici come il DAX visto che sono molto tirati? Allora, facciamo tutto. Innanzitutto sì, ringrazio Alberto, 1.760, veramente le battaglie le facevo anche a 1.685, 1.690, comunque anche a 1.800 prima. Era una battaglia perenne, grazie Alberto. Katia, sì, lei potrebbe diventare una grande scucchiaiatrice sul gold, bellissimo. Su gold, sì, andrebbe. No, io ho quest'idea qui, però è una mia idea e cerco di essere coerente con la mia idea, cerco di spiegare. Io adesso questo tipo di trasmissione l'avrò detto qui perché più o meno da dicembre addirittura, io dal 2 gennaio feci un webinar ufficiale sulla mia view. C'è ancora lì sull'Istituto Svizzero di Borsa e dissi esattamente quello che continua a dire. Le borse andranno bene tutto il periodo pandemico, sempre molto bene, o perché c'è l'assistenza delle banche centrali, le azioni di liquidità prima di Trump e poi di Biden, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è purtroppo, per fortuna, è la liquidità che genera, e i tassi bassi di interesse che generano una valutazione differente degli asset che non è una bolla, ma una valutazione differente. Quindi si apprezza di più qualche cosa quando c'è una grande liquidità di sistema e si apprezza qualche cosa di più quando i tassi sono nulli. C'è una valutazione differente. Evidentemente, siccome prima o poi finirà sta pandemia e in America stanno già comportandosi come se fosse finita. E in Europa, io oggi, 58 anni, sono andato a fare la prenotazione, ce l'ho qui, l'Emilia Romagna, ce l'ho qui, ho già il foglio e andrò il 5 giugno a vaccinarmi.
E quindi stiamo uscendo, insomma, da questo clatto. Uscendo, secondo me, aumenterà abbastanza l'economia, tutti i valori che sono stati un po' pompati della tecnologia, un pochettino si modereranno. Ci sarà quel consolidamento che è quasi auspicabile, non importante. E quindi questo io lo dicevo da maggio. Ma lo dicevo il 30 dicembre. Quindi, coerentemente, siccome le cose vanno al momento in questa maniera qui, non... in borsa funziona così. La gente dice, spara un target lontano, un mese lontano, poi quando arriva lì, dà il calcio al barattolo, perché non si espone mai, no? E uno dice, ah, ma sì, forse sarà giugno, vede che ancora pompa. Ma forse sarà luglio, poi vede che ancora pompa, ah, quest'autunno sale mai. Io mi ricordo benissimo che a aprile all'unisono, l'ho fatta anche una mia weekly note, che dice, oh, qui non lo dicevo solo io prima, adesso era una tamburata, prima un giornale, sole 24 ore, il commento di X, il commento di Y. Ah, ma sale mai, go away, sale mai, go away, quindi tossiter, era all'unisono, eccetera. Poi arriva maggio e tutti monitorano con attenzione i livelli. È sempre la solita storia. Secondo me a maggio potrebbe scendere, basta. E quindi coerentemente anticipo, perché poi quando rompono i livelli, grazie al cavolo che scende. È già sceso, quindi io per il Nasdaq ho già mi ha fatto la mia bella figura, perché lo dicevo anche qui a 14,05. Sul Bund eravamo a 172,5, vale 170, ma... è troppo facile dirlo, ha rotto 171, allora adesso 170. Bisogna anticipare un po' come ho fatto col Nasdaq, in maniera chiara, univoca, eccetera. A quel punto è chiaro che la puoi sbagliare, ma la credibilità la prendi se le dici in maniera palese, nette e inequivocabili le cose prima. Poi, ogni tanto la sbaglio, benissimo, cioè farò felice chi effettivamente spera che si sbagli, ma magari qualche volta posso sperare anch'io che uno la sbagli, no? E siamo qui per far felici le persone, tutto qui. Quindi Katia, io sarei un po' attentino in questi giorni a fare dei gran long, questa è la mia idea. Che dura poco poi sto storno qui, dura poco, poi torneremo tutti a ricomprare. Questa è la mia idea, però vediamo. Tanto qui stiamo andando benino con la mia operazione Nasdaq e questo mi fa molto felice. Poi ti chiedono, non so se mai parli sulle criptovalute del Bitcoin, io lo stesso lo sto facendo vedere sulla CQG. Se lo segui, e Antonio ti chiedeva un parere su Bitcoin o Ethereum. Sì, le seguo, però come le seguite voi? Le seguo perché sono un divulgatore dei mercati finanziari e evidentemente scrivo e faccio webinar e quindi ci mancherebbe che non le seguo, anzi le seguo un po' come voi, nel senso che mi piace molto seguirle, mi affascina seguirle, però non ci gioco. Le seguo, però non ci gioco. Perché uno dirà non ci gioco? Perché ho sbagliato, perché io, come sono fatto io, però è un mio problema, se le cose non le capisco benissimo, se proprio non le capisco benissimo, non riesco a operare neanche con 1.000 lire. Se le devo capire bene, le devo almeno autoconvincere, perché se io sono convinto di una cosa e la posso sbagliare, riesco a non patire, riesco a tenere overnight, riesco a dare anche in diretta televisione delle operazioni importanti, precise, non domani, tra un mese, se rompe a maggio, a novembre, a marzo, a ottobre, se rompe qui, romperà, però se va due, no. Io sono arrivato qui e ho detto a 13, 4, 90, 6, short, perché c'è un mio pattern e l'ho spiegato, tam! E gli ho dati due e poi ho ripreso uno, ok? Funziona così. Quindi, perché dico questo? Perché secondo me il motore di tantissime rialzi avuti in questo periodo qui è dovuto alle nuove politiche.
e al fatto che l'economia sostanzialmente è destinata sempre a crescere. E quindi quando togli un po' di liquidità, la Yellen martedì scorso ha detto: ragazzi, forse tra un anno il tapering, se le cose, boom, il mercato ha perso il 2%. Poi è corso agli esami di riparazione. Ecco, quindi se effettivamente ci dovesse essere l'inflazione dovuta al, si sta già vedendo, probabilmente le banche centrali non potranno più mascherarsi. Devo dire una cosa però, così sono completo. Venerdì scorso è uscito un dato che si chiama No Farm Payroll. Questo dato aveva solo 280.000 lavoratori in più, mentre se ne aspettavano 1 milione in più. Quindi la Banca Centrale Americana, la Fed, siccome ha come missione, come obiettivo, conclamato nel suo statuto, ha il mantenimento dell'obiettivo di avere il tasso di disoccupazione il minimo possibile, 3,5%, una volta era il 4, adesso è il 3,5%, può darsi che siccome la disoccupazione è salita dal 6 al 6,1, effettivamente non rimandi queste situazioni di liquidità, di ritiro graduale della liquidità. Tutto qui. Ecco perché il mercato è salito tanto venerdì, è rimontato e rifatto tutti i record storici, perché il gioco è fatto su questo. Per cui attendiamoci un'estate dove i dati belli daranno un po' fastidio alla borsa, i dati brutti un po' invece la riporteranno su. Io personalmente sono molto ottimista sull'economia mondiale, molto molto ottimista, ma di più degli ottimisti, e quindi credo che qualche punto percentuale si possa perdere. Tutto qui. Su qui. Ok, perfetto. Forse non ho risposto a una domanda, no, erano queste, no? Era il DAX. Sì, sì, abbiamo risposto a tutte le domande, tra l'altro il tempo è volato come sempre con te, Tony, quindi siamo quasi ai titoli di coda, con un Nasdaq che sta andando in effettivamente nella direzione che avevi già auspicato all'inizio del webinar, dove appunto ti eri esposto pubblicamente, quindi direi, Tony, che stiamo chiudendo sempre con il botto e sono molto contento. No, vorrei farla in diretta, siamo arrivati a 67, noi gliel'ho messa a 60, sarebbe bello perché è un bel trade da 20, 30, 37 punti circa, però insomma va bene, insomma, quello qui. Chi l'ha fatto, se qualcuno l'ha fatto, lo chiuda anche a 70. Io l'ho tenuto, altrimenti avete sentito il rumore. L'ho tenuto perché è un pattern che ho svelato anche gratuitamente, che funziona, non funziona abbastanza, ma non funziona sempre, però funziona. Non so per quale motivo, non so, però è la regola del 0,50. Quando c'è una negatività sul Nasdaq, questa negatività si rivede entro le 22:15, e quindi bisogna shortarla perché spesso si rivede il minimo. Però mi è capitato qualche volta che per dispetto non si è rivisto il minimo, ma si è visto qualche punto in più, e quindi si è risalito. Quindi il minimo da 53 io l'ho spostato a 60. Abbiamo visto 67, ma ovviamente il tempo è fino alle 22:15, diciamo che speriamo di prendere tutti e due, io e Alberto. Alberto nella chiusura di finale, io con la mia regola del... Così siamo tutti contenti, ecco, io mi auguro, perché poi che scenda il Nasdaq o no, io spero che salga sempre tutto, ecco, tutto qui. Perfetto, ma in un'ottica di scalping appunto ci sta un'operazione di una quarantina di punti o 30 punti anche meno. Dario comunque ti conferma che l'ha fatto e ha già chiuso, quindi ti fai complimenti. Vincenzo ci augura buona cena, e sì, perché siamo già appunto alla fine di questo webinar e di questa splendida serie di 5 webinar insieme al mitico Tony Cioli Pubiani. Io, Tony, ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità e per tutte le perle che ci hai regalato in questi 5 webinar. Sicuramente ritorneremo dopo ne parlavamo prima della diretta, dopo la fase estiva, sicuramente organizzeremo qualcos'altro con Tony, perché comunque è una garanzia, e questi webinar sto vedendo che piacciono moltissimo, quindi sicuramente lo rifaremo. Ecco. Grazie, Tony. Ah, va bene, abbiamo appunto, chiudiamo qualche minuto prima, ecco, la ripeto perché è una bella regola, ecco,
è quella che, insomma, io ho messo 60. Per saperlo, metto 60 e lo stoppo, a questo punto, ma è un po' una porcheria. Lo stoppo, lo dico prima, è un po' una porcheria perché se dico lo stoppo in pari, adesso appena ho detto lo stoppo in pari, mi ha fatto subito... Dai, vado a perdere 6-7 punti, lo stoppo a 502. Io lo stoppo a 502, perderò 6-7 punti, me ne frego, oppure l'ho inserito a 60, vado a cena e così sappiamo tutti come andrà a finire. Io sono inserito 60 alle 19:20 e 02 sul mercato. Ecco, in questo momento mi sta riscendendo e avevo piacere di farlo in diretta. 73, 72. Vediamo se ci ascolta, no, ci dà una mano. No, sarebbe bella. Sarebbe... A un minuto, lo metto su un grafico a un minuto, vediamo. No, è bella, è una bella soddisfazione, insomma, sarebbe una bella soddisfazione. Scusa. Diamo un altro minuto, Tony. Diamo un altro, la chiusura minuto di questa e poi l'altra candela, vediamo se va a rompere 4. Antonio, Bitcoin Ethereum, no, ecco, mi chiedeva Bitcoin Ethereum, è vero, avevo iniziato di questo. Bitcoin e l'Ethereum mi piacciono, però a questo punto non ho più la capacità diagnostica di capire qua, se siano prezzi troppo alti o no, e quindi soffro. Posso dire solo, ecco, così finisco il discorso di prima, che non l'avevo finito, Antonio, che tu te la ricorderai, avevo fatto una weekly note solo sul Bitcoin, diciamo da puro longhista, ma eravamo a 19.000. E come target dico, chissà se mai potrebbe arrivare anche a 30. Ho detto, cacchio, ho detto da 19 a 30. Ecco, dopo 30 non ho più detto niente, quindi non voglio fare il fenomeno. Però feci una weekly note dal nome Parmenide del Bitcoin, se... Si può anche trovare in rete, però dopo lì mi sono ritirato, un po' come ha fatto Mourinho all'Inter. Ho dato il Bitcoin, poi ha vinto la triplette e poi adesso torna alla Roma. Bene, va bene, dai. Grazie Vincenzo, è stato veramente un piacere, non vedo l'ora di riavere l'aperitivo, perché questo è il nome, va benissimo, tanto con tutti voi vi riconosco. Grazie Guglielmo, mi mancherei. Pamela, carinissima, Pamela, tu sai che per te ci sono sempre, siamo sempre in tutte le cose. Ringrazio Giuseppe Cericola, ringrazio anche Ticmill che mi onora col massimo rispetto di testimoniare per loro. Sono sempre nelle quelle le sponsorizzate. Mi vedo ogni tanto, vado su Facebook, mi vedo, mi saluto, ma anche abbastanza carini, trovo solo uno o due brutti commenti al mese, va benissimo così, ma fateli anche brutti, adesso una volta mi davano fastidio, adesso anzi mi spiace che non ci siano i brutti commenti, perché mi piace anche vedere della gente poverina, frustrata, e ho compassione per loro. Niente, ciao, grazie Giuseppe. Grazie Tony. Mitico, ciao a tutti, buona serata, alla prossima.